È partito a settembre 2010 e si concluderà a marzo 2011 il primo corso API Abili, mirato a coinvolgere i ragazzi diversamente abili in attività educative che introducano i bambini al mondo delle api e dell'apicoltura. Per monitorare il fenomeno della moria delle api ed individuare le possibili cause, già da tempo all'ISPRA è stato affidato dal Ministero dell'Ambiente il coordinamento di un'indagine tecnico-conoscitiva all'interno delle aree naturali protette. In questo ambito, anche l'attività educativa portata avanti dal programma didattico sociale CERA, Curare, Educare e Riabilitare con le Api, realizzata in collaborazione con lo staff dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, protagonisti del progetto che prevede la realizzazione di un corso operatori ed utenti diversamente abili. I primi passi del programma CERA sono stati di allestire un apiario didattico, un laboratorio di smelature e di realizzare un corso di formazione indirizzato ad operatori sociali, a giovani del territorio, ma anche aperto a un gruppo di ragazzi disabili che introducesse all'apicoltura e anche alla didattica sul mondo delle api. I ragazzi imparano a conoscere così il mondo delle api, l'organizzazione sociale delle api, i diversi ruoli svolti dall'ape all'interno della vita, nella vita dell'alveare, e anche partecipano a una serie di laboratori, sia sulla vita e il mondo delle api, sia in particolare sui prodotti dell'alveare. La realizzazione del programma CERA è stato possibile grazie alla collaborazione dell'Associazione per l'assistenza e l'integrazione sociale di Bracciano, l'AIS, che ha messo a disposizione i terreni e anche un prefabbricato all'interno di un centro sociale polifunzionale, la Fattoria Sociale Sabrina Casaccia, e anche si è impegnata nella costruzione dell'apiario didattico. Ecco, e sono proprio i giovani ospiti di questa associazione che faranno, che seguono il corso di formazione e anche svolgeranno questo ruolo di accoglienza e di accompagnamento delle scolaresche, della scuola primaria, nella visita all'apiario e al laboratorio, nella partecipazione alle attività didattiche previste. Una dimostrazione di come il settore dell'apicoltura, oltre a suscitare un interesse culturale, possa essere utile per la formazione e l'integrazione delle persone diversamente abili. Già la prima parte del corso ha messo in luce l'importanza di un gruppo integrato. Ecco, e questo si è visto proprio dallo stupore, dall'entusiasmo dei docenti di varie istituzioni di ricerca e anche non di ricerca, tra cui ISPRA, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'ARSIAL, ecco. Davanti all'interesse, al desiderio di apprendere dei ragazzi disabili. Il programma si basa sostanzialmente sulla buona volontà di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle varie parti e anche, in alcuni casi, nel volontariato vero e proprio di alcuni collaboratori. Noi speriamo che da questa attività veramente sorga l'interesse da parte di istituzioni private e pubbliche a sostenere questa iniziativa, perché ancora siamo in cerca di risorse per il completamento della realizzazione dell'allestimento dell'apiario e del laboratorio, e infine saremo contenti di poter coinvolgere attraverso delle borse di lavoro alcuni dei giovani normodotati che si sono formati nelle attività di gestione dell'apiario e anche nelle attività didattiche rivolte alle scolaresche.